Quello che vedete qui non è un attrezzo da palestra e neanche un insetto, ma una molecola di CO2. E questo non è Geopop, canale che peraltro amiamo, ma da qualche tempo, come ben sapete, ci piace esplorare nuovi temi legati sempre dal filo rosso della tecnologia. E a proposito di quest'ultima, esistono tecnologie capaci di assorbire la CO2 e contribuire, quindi anche se in minima parte, a salvare il pianeta, anche se non mancano dubbi e polemiche a riguardo. Se volete sapere quali sono, guardate questo video. La CO2 si sa è tra gli agenti che maggiormente contribuiscono al riscaldamento del pianeta. E pensate che prima della rivoluzione industriale i livelli di diossido di carbonio, questo è il suo vero nome, nell'atmosfera erano di circa 280 parti per milione. Oggi invece siamo a quota 421 parti per milione, un dato che non si registrava da milioni di anni e che potrebbe peggiorare i prossimi. L'emergenza quindi è conclamata. Il responsabile, non c'è neanche bisogno di dirlo, è chiaramente l'uomo. Secondo l'IPCC, il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, il 95% dei cambiamenti in atto sono causati dalle emissioni di gas serra legate proprio all'attività umana. Per questo motivo sono diventati una delle priorità assolute degli ultimi decenni. È da anni che il mondo scientifico, i governi e le istituzioni internazionali si stanno impegnando per risolvere questa annosa questione, prima con il protocollo di Kyoto, poi con gli accordi di Parigi e le successive normative, per impegnarsi a mantenere l'aumento della temperatura del pianeta al di sotto della soglia dei 2 gradi centigradi, possibilmente entro 1,5 gradi. Ecco, secondo la scienza sono 2 gli approcci da adottare per raggiungere questo obiettivo e proteggerci dagli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre anche le emissioni di CO2. La mitigazione e l'adattamento. La mitigazione è il tentativo di mitigare, appunto, quindi ridurre l'emissione nell'atmosfera dei gas serra che sono responsabili dei cambiamenti climatici, andando quindi a lavorare al nucleo della questione. Un esempio lampante è la limitazione della circolazione dei trasporti a combustione interna. E a tal proposito, qui sopra trovate un video in cui vi abbiamo parlato dell'ultima direttiva europea. Adattamento invece significa riuscire a gestire gli impatti che sono ormai inevitabili, una sorta di contenimento del danno che ormai è già stato provocato. E come dice il prof Stefano Caserini in un podcast che vi consiglio di ascoltare, si chiama Bello Mondo, lo trovate su Spotify, bisogna sapere evitare l'ingestibile e gestire l'inevitabile. Ma perché vi sto parlando di questo? Perché tra le varie misure di mitigazione c'è in atto da qualche anno una sfida tecnologica davvero molto importante. Per raggiungere gli obiettivi del 2050, ma non solo, gli esperti parlano della necessità ormai inevitabile di rimuovere attivamente CO2 dall'atmosfera. Come? Con le cosiddette tecnologie a emissioni negative. Le tecnologie a emissioni negative sono tecniche o processi che rimuovono in modo permanente la CO2 dall'atmosfera e si chiamano negative proprio perché la eliminano anziché produrla. Premetto che queste tecnologie sono moltissime, non andrò a citarle tutte, mi limiterò a raccontarvi di quelle tradizionali e di alcune anche innovative introdotte di recente. Partiamo dal presupposto che ci sono tecnologie introdotte molti anni fa, ma che non convincono il mondo della scienza e gli esperti per diversi limiti e possibili rischi che comportano, ma anche perché non sono facilmente adottabili su larga scala. Una di queste, che è forse il processo più noto, si chiama CCS e prevede la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio. Come funziona? La CO2 prodotta dai grandi impianti di combustione come le industrie e le centrali elettriche viene intercettata, catturata in diversi modi, non entreremo nei dettagli, trasportata quasi sempre allo stato liquido e immessa in una sorta di trappola geologica che possa contenere il gas per molti anni, si parla di circa un centinaio, tendenzialmente quindi sottoterra. Chiaramente i costi di questo processo sono davvero elevati, anche e soprattutto dal punto di vista energetico. I gap ingegneristici da colmare sono ancora molto ampi e i rischi non sono da meno. Tra questi c'è il rilascio improvviso di grandi quantità di CO2 a causa di eventi naturali, cosa che peraltro è già successa e ha provocato non pochi disagi, oppure una graduale fuoriuscita di CO2 dal suolo nel tempo. Per questo motivo è stata sviluppata una variante di questa tecnica più moderna, ma che anch'essa nasconde le sue insidie, che si chiama BECCS, no, non è la birra, che utilizza la biomassa anziché i combustibili fossili. In soldoni, con questa tecnica si cattura la CO2 prodotta dalla combustione di residui vegetali e la si immagazzina sottoterra. I rischi sono più o meno simili a quelli citati prima, quindi non andrò oltre. Ci sono poi alcune tecniche che si fondano sulla cattura della CO2 direttamente dall'aria. In Islanda, ad esempio, da poco è stata avviata la costruzione di una centrale alimentata a energia geotermica, che quindi è anche carbon free, che aspira l'aria, la filtra rimuovendo l'anidride carbonica e la trasforma in minerali. Come funziona?
I suoi grandi ventilatori risucchiano l'aria e la spingono verso i loro filtri che separano la CO2 e la accumulano. Dopodiché questa viene mescolata con una grande quantità di acqua e il composto viene trasportato e iniettato sottoterra, dove reagisce alla roccia basaltica e crea minerali di carbonato. In questo modo la CO2 viene catturata a vita e rimane imprigionata sotto forma di minerali e non c'è quindi rischio di dispersione. La centrale si chiama Mammoth ed è la gemella di Orca, una centrale costruita un po' di tempo fa che cattura fino a 4.000 tonnellate di CO2 all'anno, che equivalgono più o meno all'inquinamento prodotto da 800 veicoli. La centrale, che invece è attualmente in costruzione, promette di catturarne 36.000. Di impianti simili nel mondo ce ne sono circa una quindicina, quindi la speranza è che questa tecnica possa essere poi adottata su larga scala. Un altro esperimento interessante che sta portando avanti il Politecnico di Milano prevede invece lo spargimento nei mari di idrossido di calcio, la famosa calce utilizzata in edilizia, che svolge una doppia funzione: non solo quella di rimuovere la CO2 dall'atmosfera, ma anche di contrastare un grosso problema che affligge i nostri mari, quello dell'acidificazione delle acque. L'idrossido di calcio si combina in un processo spontaneo con l'acqua e permette al mare di tamponare la sua acidità ed evitare la diminuzione del pH. Questo favorisce di conseguenza la rimozione di CO2 dall'atmosfera. E poi c'è una nuova invenzione studiata da un gruppo di ricercatori americani che consiste in un filtro di tessuto capace di separare la CO2 dall'aria e dalle miscele di gas, che potrebbe essere utilizzato per ridurre le emissioni di CO2 dalle centrali a carbone, a gas o a biomassa, ad esempio. Il suo vantaggio è che potrebbe essere applicato su larga scala utilizzando le fabbriche di tessuti tradizionali. Insomma, le tecnologie a emissioni negative sono moltissime, ne abbiamo citate soltanto alcune, e prevedono anche, tra le altre cose, metodi naturali come la riforestazione o l'afforestazione. Secondo gli esperti però questo discorso perde di rilevanza se non viene considerato il problema alla base, ovvero l'impiego dei combustibili fossili, che continuano a essere la più grande fonte di emissione di anidride carbonica. Senza fermare le emissioni alla fonte, quindi, secondo gli scienziati sarà davvero difficile raggiungere gli obiettivi climatici. E voi cosa ne pensate? Avevate già sentito parlare di queste tecnologie? Fateci sapere il vostro parere qua sotto nei commenti, un bel like se vi è piaciuto questo video, io vi ringrazio per averlo visto e da Greta è tutto, alla prossima!